Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella seconda puntata. Dove eravamo arrivati? Al fatto che devo costruirmi un ombrello e una casa. Basta, questo ombrello, non si può fare l'ombrello su Minecraft. Allora, dobbiamo costruirci assolutamente un rifugio, una casa bellissima dove poi vivremo, metteremo i bauli, le nostre cose. Figli. Intanto, io ti consiglierei di togliere un po' di cose dall'inventario perché è abbastanza pieno. Come si fa, scusa? Tipo, prendi, che ne so... No, prendi questa qua, andresite. Qual è? Destra, sinistra, quella. Ma io non la voglio. L'andesite. No. E se mi serve... No, io non la levo. Non questa. Ti serve a niente quella, dai, toglila. No, Mirko, non la levo. Ma non levo, ti serve, ma c'è tutto l'inventario pieno perché per sbaglio ho fatto... E se poi mi serve non ce l'ho perché arrivano gli zombie, non so come farmi una casa attorno a... C'hai la terra, hai 39 blocchi di terra, dai. Ma la terra con l'acqua si scioglie, dai, non va bene. Dai, su, Alice, buttati via l'andesite. Andesite. Adesso, andiamo a trovare quelle pecore di merda. Ok. Andiamo a trovare le pecore. Ma ancora, oh. Allora, ragazzi, sto liberandomi il passaggio perché altrimenti... Con il piccone, raga, immaginatevi una che toglie le foglie con ma il piccone. Ma che ne so come si devono levare le co... Un capello sopra già. Giusto perché all'inventario pieno Alice prende i fiori. Sta diventando sera, quindi ci costruiamo una casa... Guarda che carina quell'isoletta a destra. Molto carina. Quella? Quella? Sì, ma quello cos'è? Un villaggio? Ma io non vedo niente, ma sei sicuro che... Oh mio Dio, Mirko, è già sera! Oh mio Dio, allora ascolta. Ma te l'ho detto prima che sta diventando sera. Tu non mi ascolti. Allora, mi non vedo niente. No, non vedo niente, mi te lo giuro, sto facendo. Oh, cosa c'è lì? Cos'è quella roba nera? Ah, è una ditata. Ma hai toccato lo schermo col dito? Sì. No. No. Allora, ragazzi, lo scopo di Alice nel gioco è fare case e rinchiudersi all'interno. Perché voi vedete 10 minuti, ma io sono almeno un'ora che dico ad Alice di prendere le pecore per fare il letto. Sì, però lei va a prendere i fiori, va a prendere i polipi, tutto tranne le pecore, che è l'unica cosa che in questo momento le serve. Il letto lo faremo alla settima puntata. Io non vedo niente, non vedo quello che sto facendo. Non vedo. Questa luce qua davanti. Ma non vedi? Ma scusami, ma se c'hai le torce, metti una torcia e una torcia e ci vedi. Così chiami gli zombie, bravo. Ma no, veramente gli zombie non vanno dove c'è la luce. Perché non mi mette sto cavolo di polipo? Dove lo stai mettendo? Nel vuoto lo stai mettendo, devi attaccarlo a qualcosa. Vabbè, va! No, non si può giocare a sto gioco. E guarda, veramente, mi viene un nervoso giocare a sto gioco schifoso. Allora, i blocchi. Stai fermo. Dammi qua, te lo Stai faccio fermo. Io. Mannaggia te. Però per scavare la terra ti servirebbe una pala, non con il piccone. Perché con il piccone ci metti 6 anni. Poi ti do un altro consiglio. Quando scavi, non andare proprio giù così. Cerca di scavare in larghezza, perché altrimenti per uscire poi ci perdi una vita. Allora, senti, ma perché non stai un po' zitto? Sai perché non sto un po' zitto? Perché poi tu vieni da me e mi chiedi: oddio, come faccio ad uscire? La pala, eccola qua. No, 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 magari non la fare di ferro. Magari ah, non la fare di ferro. No, falla di pietra. Cacchio, mi... Hai aperto di là. Lo so! Metti la terra. Oh, là. Ok, scaviamo. Scava. Scaviamo con il 4. Aspetta, scavo ancora un po'. Stare lì se non c'è niente sotto. Madonna. Ali, metti un'altra torcia perché le hai. Non essere spitorcia. Ma non voglio usarmi le torce. Usa la torcia, ce n'hai. Hai 64 pezzi di carbone. Sai quante torce puoi fare? Devi sempre stufare, vero? Sei noioso, mamma mia. Ma se non sei capace di fare niente. Ma cosa vuoi? Ma voglio vedere. Metti un'altra torcia, ma perché vai al risparmio? Vorrei vedere te appena iniziato un gioco. Io sono molto più brava di te. Ma tu sei tirchia, Le torce le fai con un bastoncino e un pezzo di carbone. Cioè, ma siamo sicuri che non mi crolla tutto addosso se scavo di sotto, cioè? Come fa a crollare? Oh mio Dio! Oh mio Dio, Nego! Oh, come faccio? No, ma basta che metti. No, sto morendo, Mirko. Allora, ti dico un segreto. Ti dico un segreto. Non è che stai morendo, perché c'è tantissimo spazio dove puoi stare. Adesso tu cerca di nuotare, cerca di andare dove c'è quel getto d'acqua e buttarci dentro un pezzo di qualcosa per bloccare il flusso. Metti un flusso. Fine. E adesso quest'acqua cosa è sparita? Perché se n'è andata? Perché tu hai bloccato il flusso d'acqua e adesso non scende più. Però cade dell'acqua, No, voglio provare ad annegare, aspetta un attimo. Ma come vuoi provare ad annegare? Guarda che hai un sacco di cose nell'inventario. Ma se provo ad annegare che succede? Vediamo un po'. Anneghi. No, con la pala non puoi togliere la pietra, giusto. Con la pala devi togliere la terra. Non annego, nuoto solo. Per annegare devi essere sotto l'acqua.
Se tu c'hai i piedi sotto l'acqua. Ma non che mi sposto. L'acqua mi ha spostato da sola. Io non. Si chiama corrente. Guarda. Anche quando ci sono le onde ti spostano. No, aspetta un attimo, io provo a stare qua. E mi sposto da solo, guardate. E la corrente. Vai, chiudi. Non chiude. Perché stai schiacciando sull'acqua. Devi schiacciare accanto all'altro blocco, Alice. Chiuso. Ciao, ciao. Si è chiuso, ma non ha capito come ha fatto. È a sì. caso. No, non è vero che ha fatto caso. Perché metti una torcia, non si vede niente. Ah, giusto, una torcia. Mi stai sputando addosso, ma ti dai una calmata. Oh, è bello ma poi che... vorrei vedere, te hai appena imparato un gioco. Ma per... sono due ore che dico, metti una torcia che non si vede. E lei vuole risparmiare. Ma non fai fare le cose come voglio io. Allora gioca tu, ma cosa vuoi? Ma se non si vede niente, poi ti lamenti con me che non vedi niente. Dai, sal. Questo è un ottimo modo per annegare. Vuoi una mano? No. Bravissima, è giorno. Via. Vamos! Il mio baule! Il mio baule! Lascia perdere, lo rifai. Lascia perdere, lo rifai. Lascia perdere, lo rifai con quattro pezzi. Il mio baule! Non si chiama baule, si chiama banco da lavoro. Il baule è un'altra cosa. Adesso devi andare a cercare una pecora, perché è già il terzo giorno questo qui, è il terzo giorno. Non mi fare di nuovo passare una notte dentro un rifugio provvisorio. E dove vado? Sono in mezzo all'acqua. Allora, ti posso dire una cosa. Hai già perso un minuto stando ferma. Vai avanti finché non trovi una pecora. Vai. Anzi, due pecore in realtà, perché ne servono tre. Vai. Madonna, come vado veloce come il vento. Vai. Via col vento. Vamos! Sono sopravvissuta all'acqua. Quante bracciate che ho fatto. Sì, io sì. Sono leggenda. Un porco. Lascia perdere, vai a prendere le pecore. Non te lo fare ripetere mille volte. Vai a prendere. Ma perché non posso ammazzare sto porco? No? Devi prendere le pecore, sennò non dormi. Aspetta, che sto sudando. Mamma mia, che noia. Che bello questo mondo, bellissimo, tutto fiorito. Sì, meraviglioso. Vai pianino, Alice. Vai pianino, perché chi va pianino va sano e va lontanino. Che belli questi cavalli. Sì, sono molto belli. C'è un lupo. Dov'è? Lascia perdere il lupo, lascia perdere i cavalli, lascia perdere i maiali. Vai a trovare le pecore. Eccolo! Finalmente, te ne servono due. Stai ferma. Quello lupo, non è che me lo mangia il lupo. Ali, ti posso dire una cosa? Ti muovi? No, non riesco. Mi sta prendendo l'ansia, ti giuro. Ok, ne manca una. Via. No, i miei fiori, ma i miei fiori. Addio, fiori, è stato molto bello avervi nell'inventario. No, terra, sì. È stata bella avervi nell'inventario, però in questo... Dov'è? Alice, in questo momento abbiamo... Una pecora! In questo momento abbiamo un letto. Che cos'è questo? Attenzione, ce n'è ancora un'altra. Ok. Carne e facciamoci immediatamente ci il letto. Facciamo un recinto per mettiamo le pecorelle dentro. Ma non è che me le mangia il lupo? Sì, è il mio baule! I fiori, raccogliamo i fiori. Sì, subito, è proprio quello che stavo per fare. Adesso vai in giro. Però per andare in giro, guarda, non fare così come fai tu. Così. E stai un'ora così. Tu prima stavi un'ora così. Andare in giro vuol dire fare così. Andare dritti. Comunque, appena Alice diventerà un pochettino più autonomo. Autonoma, sono sempre donna comunque. Autonoma, giocheremo con due account. Quindi io avrò il mio e lei avrà il suo. Solo che adesso, siccome la sto istruendo. Allora, metti il letto per terra. Mettilo per terra. Col tasto destro. Ok. Adesso col tasto destro dormi. Ok, perfetto. Ma se mi mangiano durante la notte? Non ti mangiano durante la notte, perché adesso ti risvegli ed è giorno. Ora prenditi di nuovo il letto, ancora poi te lo dimentichi. Ok, adesso vai di nuovo in giro. Ah, ma cioè, se è così semplice non me la faccio la casa. Ma io sono mille ore che ti sto dicendo di prendere le pecore proprio per avere il letto per questo motivo. E tu non mi ascoltavi, continuavi a scavare. Perché non facciamo una casa in quella spiaggetta molto carina? Sì, va sì. Va bene, dai. Io direi che qui... Ragazzi, wow. Io direi che qui una bella casa... Le tartarughe. Allora, io direi di costruire una casina qua. Che ne dici? Sì, leva, ti faccio io. A few moments later. Allora, ragazzi, ci siamo accampati in questo posto qui. Perché vogliamo fare una casa qui davanti al mare, raga. Guardate che spettacolo. Quindi, ho fatto il perimetro. Come potete vedere, noi scaviamo tutto qui. E ci facciamo uno spiazzale bello libero. In cui costruire la nostra bellissima casa. Come non so se vi dice spiazzale o piazzale. Piazzale, non so perché ho detto spiazzale. Infatti. Come potete vedere, ho già messo un po' di carne perché avevamo bisogno di cibo, ora ci siamo cibati. Ho messo il letto così quando diventa sera basterà cliccare semplicemente per dormire. Ho messo provvisoriamente la craft qua.
Niente, ho ancora tutti questi picconi che vi ricordate nella scorsa puntata per sbaglio ne ho fatti 500.000 e adesso appena farò il baule li metterò dentro. Adesso ad Alice l'onore di scavare. Quindi dove devo scavare? Devi scavare tutto intorno, ho fatto il contorno. Questo lo devo togliere? Sì, deve essere tutto a filo con questo. Ecco, hai già fatto un buco in più, non importa, lo si ricopre. 1 hour later. Si fa? Allora ragazzi, adesso iniziamo a costruire... diciamo la circonferenza della nostra casa. Quindi, allora abbiamo 120. Raga, abbiamo più di 120 pezzi di palchè. Quindi iniziamo. Allora, io direi di farla. Così va, scusa. Allora, io direi di farla più o meno così. Cosa fai? Facciamo il contorno della nostra bellissima casa, no? Così basta? O è troppo grande? No, va bene così, dai. Ma è troppo piccola. Come è troppo piccola? Perché hai fatto allora quello spazio? Perché poi facciamo il giardino. Ah, ok, va bene. Scusa, tu vuoi fare la casa appiccicata qui? No. Va bene, ok. Così. Quindi poi mettiamo tutti i fiorellini attorno. Mettiamo i fiorellini, mettiamo... Le pecore. Poi in realtà qui con tutta la sabbia poi allarghiamo la spiaggia. No. Perfetto ragazzi, allora qui nascerà la nostra casa. Sì, lo so, è un po' piccola, lo so, non c'è spazio, vedete la spiaggia. Però io poi l'allargheremo, faremo una bellissima spiaggia anche fin lì, dove faremo un bel recinto e nascerà. Ma posso farti una domanda? Si può fare anche un recinto per le tartarughe così le alleviamo e diventano nostre? Sì, no? Certo. La domanda? Sì, sì, certo. Comunque ragazzi, la puntata di oggi finisce qui. Nella prossima puntata cercheremo di costruire... Casa nostra. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi like e mi raccomando continuate a seguirci. Ciao. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa dai che sei capace? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate la coppia che scoppia sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Ed Alice dentro il nostro cuore, ah.